Dal Calvario, da quel giorno, il grido di Gesù, Dio mio, perché mi hai abbandonato, è arrivato ancora, oggi, fino a qui, fino in questo Venerdì Santo del 2022, fino a noi che stiamo celebrando la passione del Signore. Gesù, che è stato abbandonato da tutti, dagli uomini, dai suoi stessi discepoli che dinanzi alla passione, alla croce, alla paura, quindi scappano, sperimenta anche l'abbandono del Padre. Sperimenta l'abbandono di colui a cui lui aveva detto sì con amore. E questo grido di Gesù, Eloi, Eloi, lama sabachthani, è una supplica piena di angoscia, che ripeto, oggi sale da tanti luoghi della terra. E che cosa è avvenuto in quel momento in Gesù? Giovanni della Croce, grande mistico, scrive nella sua salita al Monte Carmelo: quello, cioè quel grido e quell'abbandono di cui Gesù fece esperienza, quello fu l'abbandono più desolante che avesse sperimentato nei sensi durante la sua vita Gesù. In tal modo Cristo rimase annichilito e ridotto quasi a nulla. Ma qui poi Giovanni della Croce ci fa capire qual è il senso di questo abbandono. Eppure, proprio mentre Gesù era oppresso dall'abbandono del Padre, egli compì l'opera più meravigliosa di quante ne avesse compiute in cielo e in terra durante la sua esistenza terrena, ricca di miracoli e di prodigi. Opera che consiste nell'aver riconciliato e unito a Dio per grazia il genere umano. Nel dolore, nello sperimentare di Gesù l'abbandono del Padre, Gesù unisce appunto per grazia, riconcilia noi per grazia con il Padre. E voglio chiudere in questo Venerdì Santo chiedendo a tutti di non guardare oggi i crocifissi che abbiamo nelle nostre chiese o nelle nostre case, ma mentre vedete la televisione e guardate le scene di guerra, vedete lì la croce e Gesù che sperimenta il senso di abbandono e che riconcilia noi tutti con il Padre. E mentre siete lì, unitevi a questa preghiera che prendo da Chiara Lubich. Perché avessimo la luce e ti sei fatto cieco? Perché avessimo l'unione hai provato la separazione dal Padre? Perché possedessimo la sapienza ti sei fatto ignoranza? Perché ci rivestissimo dell'innocenza sei divenuto peccato? Perché sperassimo, Gesù, ti sei quasi disperato? Perché Dio fosse in noi l'hai provato lontano da te. Perché fosse nostro il cielo, hai sentito l'inferno. Gesù, per darci un lieto soggiorno sulla terra, fra 100 fratelli e più, sei stato estromesso dal cielo e dalla terra, dagli uomini e dalla natura. Sei Dio, sei il mio Dio, il nostro Dio di amore infinito. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao.